Adesso il nostro consueto collegamento con la redazione social e con Luca Pompei, che credo oggi avrà un argomento quanto mai d'attualità, visto che è il 6 gennaio, giusto Luca? Buongiorno Buongiorno Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, sì, noi oggi 6 gennaio, un po' come tradizione a Pescara, aspettavamo l'arrivo della Befana. In realtà abbiamo documentato la sua partenza perché abbiamo anche girato delle immagini che il nostro Danilo Cinquino può mandare in onda. Causa Covid, quindi vista l'impossibilità di formare assembramenti nel punto in cui tradizionalmente la Befana attraccava, quindi con tantissimi bambini a salutarla, purtroppo non è stato possibile, appunto a causa del Covid. E così la Befana, dopo aver consegnato i suoi doni nelle varie case, ha preso il largo, come state vedendo dalle immagini, scusandosi con tutti e facendo gli auguri soprattutto ai più piccoli, che è un po' la fascia d'età più colpita purtroppo da questa terribile variante Omicron. In Luca, non realtà sarà che la Maria Rosa. Befana non aveva il Green Pass? Sì, gliel'abbiamo chiesto, ha detto che ha fatto anche la terza dose. Ah, beh, allora siamo a Ora posto. possiamo stare tranquilli. Era In solo realtà, una misura, insomma, diciamo, di prudenza nei confronti della certo. nostra, della Comunque, la popolazione. consueta iniziativa tradizionale di Pescara, portata avanti grazie al corso di salvamento, a Riccardo Padovano e a tutto il suo staff che ogni anno accolgono la Befana, una tradizione storica per la città di Pescara. Tanta gente, come vedete, ha salutato la Befana che andava via e speriamo l'anno prossimo in un'accoglienza decisamente diversa. A te la linea, Marina. Grazie, grazie Luca Pompei per averci portato comunque nell'atmosfera che dovrebbe essere quella di questa giornata, un'atmosfera di festa.